Hermes nacque dall'unione tra Zeus e Maia. Sua madre era una delle Pleiadi, figlie del titano Atlante. Quando il dio era ancora un bambino, sua madre lo nascose in una grotta mentre dormiva sotto la guardia di Ipnos. Tuttavia, quando si accorse che il guardiano si era addormentato, il piccolo dio scappò dalla grotta e decise di esplorare il mondo. Mentre vagava nella regione della Tessaglia, Hermes trovò Apollo che badava al suo gregge. Il giovane dio decise che voleva quegli splendidi animali. Così aspettò che Apollo se ne andasse prima di iniziare il furto. Poi Hermes aprì il cancello e prese con sé 50 capi di bestiame. Ma sapeva bene che senza una buona strategia sarebbe stato facilmente scoperto da Apollo. Così l'astuto Hermes legò dei rami d'albero alla coda degli animali. In questo modo le foglie eliminarono le tracce. In seguito guidò la mandria in modo che i buoi camminassero all'indietro. Questo creava l'impressione che la mandria si muovesse in una direzione diversa. Tuttavia, a metà strada, Hermes fu sorpreso da un uomo che gli chiese: «Cosa fa un ragazzo con così tanto bestiame?» Hermes sapeva di non avere una buona risposta e così decise di corrompere l'uomo. «Ti darò un capo di bestiame se non dirai a nessuno di avermi visto!» «Non lo dirò a nessuno! Puoi fidarti di me!» Il dio sospettoso se ne andò e decise di tornare travestito da uomo adulto. «Hai visto passare un ragazzo con un gregge? Se mi aiuti, ti darò una grossa ricompensa!» «Sì, certo che l'ho visto! È andato in quella direzione!» «Resta qui e ti porterò la tua ricompensa!» Il dio andò su una montagna vicina e sollevò un enorme masso. «Ecco la grande ricompensa che ti meriti!» Dopo essere arrivato nel Peloponneso, Hermes sacrificò parte del suo gregge in onore degli dei. Dopo l'offerta, il dio trovò un guscio di tartaruga. Usando i tendini e le corna dei buoi sacrificati, inventò uno strumento musicale che sarebbe diventato noto come la lira. Hermes tornò a casa dopo questa avventura e si coricò nella sua culla. Quando Apollo si rese conto che era stato vittima di un furto, decise di cercare il suo gregge. Ma i trucchi di Hermes celarono l'identità del bandito. Apollo fu così costretto a usare i suoi poteri, che illuminavano con la chiara luce del sole tutto ciò che era oscuro. Trovò il nascondiglio di Hermes, dove il bambino fingeva di essere immerso in un sonno tranquillo. Apollo pretese che Maia svegliasse il bambino, perché gli dicesse dove si trovava il suo gregge. «Non vedi che il bambino sta dormendo tranquillamente? Come può aver fatto tutto quello che dici? Mi stai forse dicendo che uno degli dei più potenti dell'Olimpo è stato ingannato da un bambino? Davvero?» Furioso e imbarazzato, Apollo rispose: «Non so come abbia fatto, ma l'ha fatto!» In quel momento, Hermes cominciò a strimpellare la sua lira. Il suono dello strumento toccò il cuore di Apollo, che, incantato dall'oggetto, disse: «Dammi in dono quello strumento e tutto sarà dimenticato!» Hermes accettò e, da quel giorno, tra i due dei fratelli nacque un'amicizia. Apollo offrì a Hermes un potente caduceo e benedisse il fratello con talenti che lo resero una divinità degna di essere tra i grandi dell'Olimpo. Zeus lo accolse e gli offrì dei sandali alati, dandogli l'incarico di messaggero degli dei. La storia del furto del gregge di Apollo divenne famosa in tutto il mondo ed Hermes finì per essere adorato da tutti i truffatori e divenne anche conosciuto come il dio dei ladri.